Vittorio Rizzi, prefetto, vicecapo della Polizia e direttore centrale della Polizia Criminale. Parliamo di un semaforo ipotetico anche per la criminalità. Vanno di moda i colori giallo, arancione e rosso. A quale semaforo possiamo fare riferimento nel contrasto, nella lotta alla criminalità organizzata in Italia? Beh, in questo momento storico sicuramente l'allerta deve essere massima e questo per una serie di ragioni facilmente intuibili. Stiamo vivendo un momento storico del tutto eccezionale, un momento storico che ha avuto varie fasi. Una prima fase che ha colto di sorpresa tutti, sia la società civile che la criminalità. Che è stata colta di sorpresa dalla diffusione di questa pandemia. Poi abbiamo vissuto la fase del lockdown, quindi una serie di misure contenitive che hanno portato a un calo generalizzato di tutti i reati, anche per un'ovvia ragione di impossibilità di spostarsi, di commettere azioni delittuose, il narcotraffico o qualunque altra tipologia di reato che non avvenisse, per esempio, online, che invece sono state le uniche fenomenologie, che hanno avuto un incremento anche nel periodo del lockdown. L'ultima fase che stiamo vivendo è questa nella quale siamo di nuovo in un momento di critico perché la pandemia sta nuovamente prendendo piede e da qui anche una serie di misure contenitive degli spostamenti. Quindi una situazione generale, paese e non solo paese, direi mondo, nel quale c'è una crisi economica piuttosto diffusa, una sofferenza e anche un sentimento di stanchezza nella gente che comincia a avvertire fortemente il peso di queste misure restrittive. A fronte di una situazione di questo genere, i profili di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica sono di tutta evidenza. Lo sono sotto il profilo della criminalità, in quanto gli spazi che il mercato offre in questo momento sono spazi importanti per la criminalità che dispone di ingenti somme di denaro e che può investire e trasformare le proprie risorse che sono provento di reato in economia legale, può trasformare e riciclare il proprio denaro, rilevando imprese, rilevando attività economiche in sofferenza. Vi è poi una situazione generale del paese di stanchezza e anche questo atteggiamento conflittuale, questa conflittualità sociale che stiamo registrando e che non è limitata alla sola Italia, in quanto è ampiamente diffusa in molte aree del mondo. Il fenomeno che sta accadendo in Italia è anche una certa strumentalizzazione. Abbiamo visto a Napoli, lo abbiamo visto anche a Roma, da parte di alcuni movimenti della destra eversiva, da parte della tifoseria, da parte della stessa criminalità organizzata. E quindi anche questa fenomenologia va tenuta sotto controllo perché sono sicuramente costituisce un semaforo, non voglio creare allarmismo, non un semaforo rosso, ma sicuramente un semaforo arancione che deve richiamarci alla massima attenzione su questi elementi di criticità. Due temi che lei ha lanciato, ordine pubblico e infiltrazione nell'economia. E a che livello è il contrasto al tentativo di prendere con pochi soldi criminali, che sono soldi di provenienza mafiosa, 'ndranghetista, le piccole realtà economiche che adesso non riescono neanche ad andare avanti con i ristori che il governo riesce a dare? Allora, il fenomeno è assolutamente monitorato dalla magistratura e dalle forze di polizia. Il Ministero dell'Interno, il Ministro e il Capo della Polizia hanno fortemente voluto la realizzazione sin da subito, dagli inizi di quest'anno, di un osservatorio per tenere sotto controllo tutti quei parametri
che potessero fornirci degli indicatori utili di rischio potenziale di infiltrazione della criminalità nell'economia legale. E noi abbiamo fatto qualcosa in più, in quanto ci siamo proposti a livello internazionale per confrontarci con altri paesi del mondo e costituire dei gruppi a livello internazionale. Europol, a livello quindi europeo, ha affidato a noi il governo di un gruppo di lavoro, proprio con alcuni paesi, una decina di paesi europei con i quali condividere l'esperienza italiana e cercare di cogliere in anticipo i segnali di potenziale rischio di infiltrazione. L'Osservatorio nazionale si è mosso con tutte le forze di polizia, si è mosso con la magistratura, con le procure più importanti italiane e si è mosso anche con le associazioni di categoria, penso a Confindustria, a Confcommercio, all'Unione Petrolifera Italiana e quant'altro per monitorare nei vari settori, quindi al di là di quello che veniva denunciato o appreso dalle forze di polizia, ma anche quello che era nella pancia, delle associazioni di categoria che non si era ancora trasformato in una denuncia, per cercare di cogliere questi segnali premonitori. Devo dire che probabilmente è ancora presto. È presto perché il rischio potenziale ha soltanto pochissime concrete evidenze di tipo investigativo processuale, e questo glielo dico sulla base anche di un confronto diretto che abbiamo avuto con la distrettuale di Napoli, di Roma, di Palermo, di Reggio Calabria, con i quali abbiamo come osservatorio un contatto piuttosto frequente, e con le stesse forze di polizia che ci aggiornano su quello che sono i rischi attuali. E la chiave di lettura potrebbe essere nel fatto che questi processi sono processi lunghi. Attualmente, diciamo, anche le misure che sono state adottate di sostegno alle imprese, le misure anche di welfare, la possibilità di accedere alla cassa integrazione pongono queste situazioni in una condizione di stallo, per cui lo dovremo vedere in futuro se le aziende potranno accedere a questo recovery fund, potranno accedere alle liquidità messe a disposizione dallo Stato. E quindi il percorso attualmente è ancora di tipo potenziale, c'è un rischio potenziale, non c'è un'attualità se non pochi segnali che attualmente teniamo sotto controllo. Però io credo che l'aspetto positivo di quello che le sto dicendo è che non ci stiamo facendo sorprendere da qualcosa che è di imprevisto o di imprevedibile. Abbiamo sin da subito realizzato un meccanismo di condivisione delle informazioni perché, come nella ricerca scientifica, cogliere prematuramente i sintomi di un malessere o di una malattia aiuta a realizzare al meglio la cura, altrettanto avviene nel contrasto alla criminalità, dove arrivare tardivamente può essere fatale per la tenuta del sistema. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, ci siamo trovati di fronte a realtà un po' diverse, almeno quello che potevamo scrutare attraverso le telecamere e le trasmissioni televisive, una sorta di guerriglia più che gruppi organizzati veri e propri. Sì, è così, diciamo, il fenomeno è attualmente all'osservazione a livello territoriale, a livello centrale, la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione sta analizzando questo tipo di segnali che appaiono in larga parte strumentali anche a ottenere obiettivi che non sono semplicemente rappresentativi di uno stato di malessere o di disagio della popolazione, ma appaiono strumentali ad altri tipi di ragioni. E questo tipo di fenomeno è molto presente e viene analizzato e anche su questo ritengo che ci siamo mossi attentivamente.
Aggiungo solo che questa conflittualità sociale è un fenomeno diffuso in varie aree del mondo. Io ricordo che già all'inizio di quest'anno negli Stati Uniti questa conflittualità, soprattutto per esempio nei confronti delle stesse forze di polizia, era nata come movimento del Black Lives Matter. Ma immediatamente si era percepito che questo tipo di conflittualità andava ben oltre la stessa tematica del Black Lives Matter ed era diventata una conflittualità più diffusa, espressione di un disagio e di una conflittualità più ampia. Non possiamo fare paragoni tra mondi molto diversi, anche tra fenomenologie destabilizzatrici dell'ordine pubblico che ci sono in altre aree del mondo, penso ai movimenti sovranisti e a forme di terrorismo che nel nostro paese o comunque in Europa ancora non si sono palesate, ma in un mondo globalizzato, in una realtà dove, e uso la metafora del virus Covid-19 proprio come chiave di lettura, dove un virus che si è manifestato per la prima volta in una provincia della Cina, è approdato in Italia, come primo paese europeo dove si è manifestata questa pandemia, ci deve far riflettere che quello che accade in una parte del mondo, anche sotto il profilo dei fenomeni sociali e dei fenomeni criminali, in un'epoca di globalizzazione finirà per interessare anche altre parti del mondo. Prefetto Rizzi, vorrei concludere chiedendole un suo giudizio sul fenomeno dell'aumento della violenza in famiglia a causa delle restrizioni dovute al lockdown, una violenza che diventa violenza di genere soprattutto, e quali segnali vengono dalle vittime della violenza, quale aiuto percepite? C'è una richiesta di aiuto? Allora, questo fenomeno deve essere letto e interpretato, perché se ci limitiamo alle denunce ci rendiamo conto che c'è un calo delle denunce e se ci limitiamo a questo ovviamente abbiamo una visione limitata del fenomeno, perché dall'altra parte di converso le chiamate che sono state registrate dalle forze di polizia, ma dalle pari opportunità rilevano invece un disagio crescente familiare, quindi potenziali fenomeni di reato e di reati spia di violenza domestica. E quindi unire questo patrimonio informativo, cosa che per esempio abbiamo fatto anche all'interno della stessa cabina di regia, ci aiuta ad intervenire preventivamente anche attraverso campagne informative, perché lockdown, la chiusura delle case per ragioni di contenimento della pandemia non significa un lockdown per la sicurezza né misure di tutela affievolite verso soprattutto le fasce più vulnerabili. E quindi le nostre campagne informative sono state volte affinché si possa accedere a tutti gli strumenti di denuncia, si possa accedere alle segnalazioni, perché non vi è lockdown per la sicurezza. E quindi le nostre campagne informative, che sono tantissime, da un'app dedicata a questo tipo di fenomeno, a quelle che sono le campagne che facciamo attraverso le pari opportunità, che facciamo attraverso i nostri siti istituzionali, attraverso una circolare che proprio in pieno lockdown il direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il prefetto Gabrielli, ha indirizzato a tutte le forze di polizia, perché venissero allertati al massimo i sensori per rilevare questo tipo di fenomeno, dimostra una sensibilità culturale e istituzionale verso il tema della violenza di genere che fortunatamente ci appartiene come forze di polizia. Un telegramma finale. La tecnologia farà la differenza nella lotta al crimine e il crimine si è fornito di tecnologie per difendersi. È un po' la vecchia storia dell'eterna competizione tra guardie e ladri. Il crimine e la tecnologia, ahimè, al servizio di chi ne usufruisce, quindi tanto del crimine quanto delle forze di polizia. Ed è una continua ricerca. Anche qui mi piace
schierarmi dalla parte degli elementi positivi a favore della tecnologia aiuta a contrastare il crimine. Le forze di polizia da anni sono dotate di tecnici, ingegneri, chimici, biologi, matematici, statistici, architetti, oramai abbiamo tutte le specializzazioni tecnico-scientifico-professionali che impiegano questi loro saperi scientifici a fini forensi, cioè per cercare le tracce o le prove di un reato. Credo che l'esperienza forense nazionale ed internazionale sia lo strumento più adatto se lei pensa che la criminalistica, cioè i primi rudimenti di applicazione delle scienze nel contrasto ai crimini, appartengono addirittura alla storia della criminologia, cioè a Lombroso e poi a Ottolenghi e a tutti gli scienziati che hanno voluto applicare le scienze nel contrasto al crimine. Bene, oggi siamo così avanti che, per esempio, la Polizia di Stato dispone di un teatro virtuale per la ricostruzione virtuale della scena del crimine. E ci auguriamo che questo sviluppo tecnologico, con la realtà predittiva, con gli algoritmi che consentono di cercare di anticipare la minaccia, ci porti a realizzare modelli di prevenzione sempre più performanti contro il crimine.